Never Lies. Buongiorno Pierlu, Music Never Lies. Vuoi diventare virale De Pierlu? Sì, va bene. Allora condividete. Oggi però parliamo di un argomento delicato, va bene, che è Madonna. Non è facile parlare di Madonna, perché una signora come lei, che mi ha venduto 350 milioni di dischi nel mondo, che devo dire? La cosa che mi ha sempre incuriosito sono le origini di Madonna, no? Madonna è cresciuta in una città del Michigan che si chiama Pontiac, come la macchina, no? Il padre si chiama Silvio Ciccone, detto Tony. Quindi c'è, hai visto Tony? Tony chi? Tony Ciccone. Tony Ciccone, è bellissimo. In realtà arrivano dall'Aquila, tant'è che quando ci fu il terremoto all'Aquila, Madonna donò $500,000. Nel 1963, quando sono nato io, Madonna aveva 5 anni, scompare la mamma e quindi lì c'ha questo trauma. It's funny that way you can get used to the tears and the pain. E da lì decide in qualche modo, deve in tutte le maniere riuscire, no? A imporsi, a affermarsi, a realizzarsi per una promessa che da bambina aveva fatto alla mamma, che è riuscita, direi, a realizzarla alla stragrande. Anche perché Pierlu, qualche anno fa, Madonna ha festeggiato il primo miliardo di dollari. Non lo senti, sono un miliardo di dollari, sono 1.000 miliardi del nostro vecchio conio. Se tu li avessi te, sarebbe meglio te li tenessi io, perché sennò tu li spendi. Allora Pierlu, te l'hai vista quando era in concerto a Firenze? MDNA. Se tu Madonna lo dici un po' strizzato, viene MDNA. MDNA, no MA, che quella è tutta un'altra storia. Concerto bello, però a Firenze, Pierlu, è successo di tutto. Madonna che mi rimane incastrata col vestito all'elastico singolo. Il performers con i tacchi altissimi gli arrovescia il bicchiere che aveva sul vassoio. Ragazzi, bagnaccio e via tutti a asciugare. La peggio cosa, Pierlu, la peggio cosa delle peggio cose. Salta l'impianto. Ovviamente con tutti i tecnici ci sono. Riparte quasi subito, però ci vuole un attimo, diciamo, e fa parte dello spettacolo, no? Ecco perché è stato coniato il termine The Show Must Go On, perché qualsiasi cosa succede, lo show deve andare avanti. Però lei dice, io a Firenze, col che ci torno. Ciao Pierlu. Music Never Lies.